No, momento. Un momento. La mente di Carminuccio si è aperta. E il mistero oscuro che ci ha tenute in ansia di ansietà è diventato chiaro e trasparente come una lastra di cristallo di vetro. Gaetano Trocina non è morto. Oh, mamma mia. Ma che stai dicendo? E mo si pazzo tu, Carminuccio mio. No, no, non è morto, non è morto. E mo che viene l'ufficiale di sanità del comune per fare il certificato del decesso. Potete avere la conferma della mia supposizione. Ma Gaetano Trocina, Gaetano Trocina. Tu tiri il cervello sottile, ma il cervello che tu stessa hai fatto a tua figlia Carminuccia è più sottile del tuo, perché è più giovane. Marito, marito. Di quale male soffriva Gaetano Trocina? Nessuno. Quale segnale sinistro ci ha dato il fisico di Gaetano Trocina per far capire alla famiglia che per lui era venuto il momento di fare il passo supremo? Il pranzo è pronto, la pasta e fagioli in tavola, un giramento di testa e si chiude il libro. Ma facito un po' piacere. Ma che ste fantasie, Carminuccia mia? Sì, Gaetano, sopra il letto ce l'ho messo io. Il vestito nuovo che ci aveva portato il sarto ieri sera e che lui stamattina per forza se l'aveva voluto mettere. Io ce l'ho levato e l'ho conservato. Come pure ci ho levato la camicia di seta pure e ci ho messo quello più andante, perché certamente non doveva andare alla festa di ballo. Ci ho levato il braccialetto d'oro, l'orologio, la catena che portava al collo con le medaglie dei santi. Ci ho levato gli anelli di brillanti. Se Gaetano era vivo, si faceva sfilare gli anelli da me. Ma lui proprio di questo si è voluto sincerare. Avanzata, fammi vedere come si comporta la mia famiglia dopo la mia morte. Voi lo sapete meglio di me che avevo un carattere diffidente e che si era fissato sulla farsità delle persone di famiglia. Era troppo geloso della roba sua. Teneva tutti i mobili chiusi e portava un mazzo di chiavi nella tasca dei calzoni. E guai a chi si permetteva di qua. Il disegno della finzione che ha fatto deve essere più sottile di quello che possiamo pensare noi.